Buongiorno e benvenuti in autunno a Monfestino. Siamo entrati anche da calendario in questa magnifica stagione, dai colori caldi e bellissimi. E oggi parleremo delle foglie, delle funzioni vitali che svolgono e della loro importanza. Le foglie, insieme a radice e fusto, sono uno dei tre principali organi delle piante. Tra le loro funzioni c'è la fotosintesi clorofilliana, che per secoli è stato un vero e proprio mistero della natura. Ma come funziona e a cosa serve la fotosintesi? Partiamo dal pigmento principale, cioè la clorofilla, che tra l'altro regala il colore verde alle foglie. Dall'aria le foglie assorbono l'anidride carbonica attraverso gli stori. Dalle radici invece assorbono l'acqua tramite la luce solare. Acqua e anidride carbonica si combinano producendo il nutrimento per la pianta: zucchero, amido e grassi. Durante questo processo viene prodotto ossigeno che viene liberato nell'aria. È importante che gli stomi, che sono dei piccoli pori presenti sulla superficie fogliare, possano esercitare la loro funzione di assorbimento e rilascio. Per questo, con un panno carta da cucina e un po' d'acqua, vanno pulite le pagine fogliari, cioè le foglie. Il nostro avocado, guardate come è diventato grande. E questo è il bellissimo ipeastro. Sì. Adesso dovrebbero funzionare meglio. Dovrebbero espletare meglio le loro funzioni. Ma le foglie respirano? Sì, le foglie respirano sempre attraverso gli stomi. Come abbiamo detto, respirano sì le foglie, ma al contrario della fotosintesi, per la quale è fondamentale la luce solare, durante la respirazione assorbono ossigeno e rilasciano anidride carbonica le foglie. L'ultima importante funzione delle foglie è la traspirazione. La parte di acqua assorbita dalle radici e non consumata viene eliminata tramite gli stomi. La traspirazione consente anche alla pianta di mantenere una sorta di equilibrio termico, di ridurre la temperatura delle foglie e aiuta anche la circolazione della linfa. Ma perché le foglie cambiano colore? Perché con il riposo vegetativo si abbassano i livelli di clorofilla, cioè il pigmento principale, ed escono gli altri pigmenti, gli altri colori, il giallo, il rosso, il marrone, che regalano appunto questa bellezza autunnale
e questi colori caldi e bellissimi. L'autunno è una stagione magnifica in giardino. Può regalare ancora tante sorprese, magnifiche fioriture. Quindi, qualunque giorno sia, rendetelo bello. Andiamo. Thank you.